Avvisami però, scusa. Ah, tu parti sempre senza avvisare. Eccoci. Ciao a tutti, buon pomeriggio, benvenuti. Ciao da me e da regista Raffaele. E saluto. Ti saluto. Buonasera, buonasera, buonasera. Beh. Ok, allora, oggi che cosa faremo? Faremo i cannoli. Sì, non cominciamo. Faremo i cannoli, quindi. Vi spiegherò tutto. L'unica cosa che ho fatto già l'impasto perché doveva stare almeno un'ora in frigorifero, però siccome è semplicissimo da realizzare, veramente non ci vuole niente. Comunque io vi spiegherò tutto. Ora Cannoli finiamo. siculi? Cannoli siculi? No, non sono siciliani, sono cannoli miei di Graziella. Infatti. Quelli siciliani io non voglio toccare le ricette della tradizione siciliana o delle tradizioni in generale. Faccio i miei così. Nessuno si arrabbia e tutti siamo contenti. Ok, allora, l'impasto io l'ho già preparato. La ricetta, come vedete, è nel link in descrizione. Nel link in descrizione ho fatto la ricetta che avevo io, mia personale, e prevedeva la cannella. Però leggendo vari articoli di libri ho visto che quelli siciliani prevedono il cacao. Siccome quelli con la con la cannella sono eccezionali, però ho voluto provare a fare l'impasto col cacao, quindi al posto del mezzo cucchiaino di cannella ho aggiunto mezzo cucchiaino di cacao ed è anche scritto nella ricetta che si potrebbe fare. E per il resto ho seguito la ricetta passo passo esattamente come era scritta, come è scritta nel link. Ok? Allora, la ricetta è fatta con farina 00, burro, un uovo, dell'alcol, quindi che possa essere grappa, vermut. Io ho usato la grappa. Nella ricetta siciliana si usa l'aceto, ma noi lasciamo stare la ricetta originale perché io non sono siciliana, non voglio entrare in queste cose qui. Quindi ho detto farina 00, 250 grammi, 20 grammi di burro, un uovo, 20 grammi di zucchero. Ora spero di ricordarmela bene a memoria, tanto a voi non serve sapere adesso le dosi, mica le state facendo adesso insieme a me, quindi non Le serve. trovate nel Le trovate link. comunque nel link. Iniziate mescolando alla farina lo zucchero e il cacao. Quindi mescolate le polveri, aggiungete l'uovo e iniziate a mescolare. Dopodiché aggiungete la grappa o il vermut o come si chiama quello trasparente? La vodka, il rum, quello che avete voi. E alla fine i 20 grammi di burro. Impastate il tutto e avrete un panetto che sarà così. Vedete? Non è liscio. Deve essere così. È molto Questo sodo, quindi dovrete lavorarlo un po'. E si presenta così. Non si presenterà liscio, è si al presenterà cacao. così. Questo è al cacao, Ecco perché ok? questo qua. Questo poi viene avvolto nella pellicola, così come sto facendo io adesso, e viene tenuto almeno mezz'ora, un'ora in frigorifero. Ecco perché io l'ho fatto prima, per tenerlo in frigorifero. Va bene? Allora, se ci sono delle domande riguardo a questo, vi rispondo subito, altrimenti io vado No, per adesso solo saluto in Roma, Firenze, Milano, avanti. Va bene, ok. Sicilia, Allora, andiamo avanti. Campania, Questo Sardegna. quindi è il nostro impasto. Lo tagliamo un pezzo e lo andiamo a stendere con la nostra nonnapapera. Allora, per stendere gli impasti con la nonnapapera si parte sempre dal Una papera sarebbe questa questo, la macchinetta. macchinetta per stendere la pasta. Si Come parte sempre dalla, come si chiama? Dalla tacca più piccola. A me è il numero 1. La tacca più piccola vuol dire la distanza più grande delle due più rotelle, spesso. più spessa, quindi è la pasta più spessa. Se vedete che l'impasto potrebbe anche spaccarsi perché non l'avete tenuto in frigorifero per un'ora, il tempo necessario. Potrebbe anche rompersi così. Non succede niente. Ripiegate e andate. Continuate per un po', sempre al primo spessore, quindi al numero 1, finché non vedrete che l'impasto comincia a diventare liscio.
quindi si parte, dallo spessore più grande, che è però la tacca più piccola, numero uno, non fare confusione. Ciao a tutti, ora ben arrivati. Come vedete già comincia a diventare liscio, quindi adesso passo al numero 2. Di tutto il procedimento dei cannoli, questo è quello un po' più noioso, però i risultati poi vi appagheranno di questa noia che sopporterete. Io sempre, come vedete, io prendo l'impasto che ho steso e lo ripiego. Questo si fa anche per le chiacchiere. Questo è il segreto per far venire le bolle. Facendo questa operazione di piegare, entra l'aria. E quindi poi in cottura l'aria che è presente crea le bolle. Se voi passate direttamente dall'attacca numero 1 all'attacca numero 5, non avrete lo stesso risultato. Quindi ci vuole un po' di pazienza. C'è una parte del passaggio. Sì. Se volete sopportare la pagina, potete inviare le stelline. L'abbiamo sbloccata. Piego ancora. E sono ancora al numero 2. Ora vado al numero 3. Piego e vado. Piego un'altra volta e vado. Ora, come si vede, già la macchinetta, un attimo, la macchinetta è necessaria col mattarello. Sì, col mattarello. Se siete bravi, andate di mattarello. Sapete andare di mattarello, provateci. Però dovete fare sempre lo stesso passaggio. È più faticoso. Sempre, però col mattarello è un po' faticoso, però. Si può fare. Ora siamo al numero 3 e io l'ho già piegata una volta. La ripasso. E adesso non lo piego più, vado al 4. Vedete come liscio? Non c'è bisogno neanche della farina per stenderlo. Ho messo al numero 5. Ovviamente più sottile diventa, più si allunga. Eh sì, e più si allungherà l'impasto. La nostra spalla. Adesso il numero 6. Ora non so, ci sono alcune nonnepapere che arrivano al numero 8 e alcune che arrivano al numero 9. La mia arriva al numero 9. Io mi fermerò all'attacca numero 7. Voi regolatevi in base alla vostra nonnapapera. Io ora non so le vostre nonnepapere come sono fatte. La mia è così. Io ora sono al 6, quindi faccio il numero 6. E ora vado all'ultima tacca, che io mi fermerò al numero 7, quindi adesso è numero 7. Ciao, benvenute. Ciao a tutte. E quindi siamo qui al numero 7. Vedete com'è bella? Non ha proprio nessun tipo di necessità di farina per stendere, non si appiccica, niente. Vedete? E viene bella liscia liscia, perfetta. Ok, ora o con un copapasta o con un bicchiere, con qualsiasi cosa voi avete a portata di mano. Questo attrezzo specifico. Questo è un copapasta, però potete utilizzare un bicchiere, una tazza, un acciaio, qualsiasi cosa voi abbiate. Andiamo a ritagliare dei dischi. Questo impasto non è che lo dobbiamo buttare, poi lo andiamo a rimpastare e a ristendere. Ora voi mi chiederete di che diametro è, e io non lo so, ora ve lo dico subito. Però voi dovete fare i conti con i vostri attrezzini qui, che adesso non mi sfugge il nome in questo istante. Questi qui, come si chiamano? Aiutatemi. Come si chiamano questi? Bacchette di... No, queste sono le bacchette, quelle di legno. Ma quelle in acciaio, mi sfugge il nome adesso, di quei cosi in acciaio che sono come questi.
Aiutatemi a ricordarmi il nome di questo. Allora, abbiamo fatto i dischi. Ora io metto un attimo di nuovo l'olio sulla piastra e lo accendo. Una volta fatti i dischi, i cannelli, se non sbaglio, si chiamano questi. Sì. Mi segui un attimo tu, per favore? Mi dici se si chiamano cannelli? Si chiamano cannelli? Lo spessore delle tagliatelle, stesso spessore delle tagliatelle, un po' più sottile, un po' più sottile. Ah, cilindri, sì, anche cilindri, cannelli, non mi ricordo come si chiamano esattamente, canne, sì, anche. Sì, si vede lo spessore che è proprio sottilissimo. Sono arrivata al numero 7 della nonna papera. Vedete? Ok? Ok, ora prendiamo i nostri cannelli. Quindi la dimensione dei dischi deve dipendere dai cannelli. Provate, questo qui quanti centimetri sarà? 7, 8, 10. Una decina. Quindi questo qui sarà 10 centimetri. Prendete i vostri cannelli. Se sono... Ora vi farò vedere un trucchetto per farli senza di questi e senza di quelli in acciaio. Tranquilli, io vi faccio vedere con questi qui che io ho avuto il regalo dalla sorella di regista, che è stata veramente gentilissima da procurarmeli e da Sì, questi darmi. sono naturali, biologici. È stato un regalo pazzesco che mi tengo proprio sul cuore. Allora, prendete il cannello, lo mettete al centro, prendete un lembo di pasta e lo mettete qui. Su questo lembo di pasta andate a spennellare un po' d'acqua. Oppure dell'uovo, dell'albume, quello che avete a disposizione. Io voglio provare a farlo con l'acqua perché non voglio sprecare un uovo. Ve ne faccio vedere un altro. Questo è il disco. Mettiamo il cannello al centro. Così. Prendiamo un pennellino con dell'acqua. Potete farlo anche con il dito se non avete il pennellino. E richiudete e premete bene per far aderire. Diteci se si vede abbastanza bene. Cannello, disco. Chiudete. Premete bene in modo che aderisca, altrimenti poi in cottura si apre. Anche se si apre non fa niente, fate il cannolo scomposto come i grandi chef. E premete. Va bene? Ora io vi faccio questi altri così. Adesso, mentre questi friggono, io vi faccio vedere il trucchetto per fare i cannelli, che non è una cosa, non è il miracolo che ho inventato io, però. E fate così. Va bene? Sì. C'è un altro modo. Adesso vi faccio vedere come si fa senza cannelli, né di legno e né di acciaio. Ora vi faccio vedere. Li sto facendo questi così nel frattempo che poi vi faccio vedere il trucchetto e io friggo. Quindi facciamo questo. Speriamo che adesso questi non mi si aprano perché non sto usando l'uovo, però faremo in modo che non succeda. Chiudete. Mi raccomando, sigillate bene con un dito. Questo è l'ultimo e adesso vi faccio vedere come fare i cannelli senza né quelli di acciaio né quelli questi qua. Ora, così. Ora vi faccio vedere come siamo arrivati a questo. È facilissimo. Mi si chiamava quello che faceva fatto? Quello che faceva la televisione. Aspetta. La televisione dei bambini. Hai fatto? Vabbè, niente. Allora, si prende Cos'hai la fatto? Aspetta. Adesso ce Fatto, lo diranno loro come si chiama. Allora, cos'è? Il si mago. prende. Il mago. Oh, quello della televisione dei bambini su Rai 3. Bimbo bam. No, vabbè, lascia stare, non è questo adesso l'argomento. Allora, la stagnola, ci mettiamo la carta forno intorno e ci andremo a mettere il nostro disco di pasta. Ora io li ho usati tutti, non ce ne ho più nemmeno uno perché sono molto intelligente. Allora, ne faccio un altro. Un attimo solo, arrivo subito. Mucciaccia, brava!
Mucciaccia. Mi sento un po' lui nel fare questa cosa. Ah, Art Attack. Art Attack. Aspettate, che adesso vi faccio vedere tutto. Abbiate un po' di pazienza. Seguitemi nelle mie scimitorie. Che vi faccio vedere tutto. 3. Facendo una trasfoglia. 4. No, sto facendo solamente per farvelo vedere. 4. 5. Ah, sì, sì, Giovanni, Giovanni. Giovanni Mucciaccia. Ciao, Giovanni. Eccolo. Sì, sì, sì. Sì, Art Attack. Grazie all'attack. Attack. E 6. E 7. Ci fermiamo qua. Ora io faccio un disco e vi faccio vedere come fare. Poi questo lo utilizziamo dopo. Quindi abbiamo fatto questo, mettiamo la carta da forno intorno, perché se lo mettete sulla stagnola non si staccherà, si attaccherà. E facciamo la stessa cosa che col cannello di... Ah, questo se non avete cannello. Questo solamente se non avete cannelli. Va bene? Fate così. Beh. E chiudete. E avete fatto il cannello. Ah, questo una... Ora vi faccio vedere anche come arrivare a questa cosa qui. Però ora andiamo un attimo qui, che andiamo un attimo a friggere, che l'olio è pronto. Vieni con me. Andiamo a friggere? Venga con me. Ci spostiamo da questo lato. Vengo. Del tavolo. L'olio mi sembra fatto. Premo un'altra volta per evitare che si apra, ma può succedere che si apra perché io non ho messo l'uovo, perché sono cocciuta. E vado. Non è fatto ancora l'olio. Perché vedete? Non è ancora pronto. Dobbiamo aspettare un altro po'. Adesso ho alzato, però guardate già le bollicine. Aspettate, perché non era fatto l'olio. Quando è fatto l'olio le bolle sono tantissime. Non ti aprire, Monello. Non ti aprire. Ecco quelle bolle. Aspettate, speriamo che non si apra, perché non voglio aprire l'uovo. Lo so, voi dite, ma che cos'è un uovo? E lo so, per aprire un uovo, per spennellare questo pezzettino di massa, mi dà fastidio. Ora metto subito questo qui, così vi faccio vedere quanto è facile. E non succede niente, la carta forno non frigge, non succede niente, sperando solamente che non si apra. Sì, mi sta aprendo! Devo vincere io, non vincerai. No, ho perso. Però il cannello è intatto. Però vabbè, si fa. Ci riproverò. Comunque, vedete questo qui invece vicino al cannello di legno? Questo non fa niente, lo facciamo cuocere perché è buono comunque. Ora vado a mettere questo. E vi faccio vedere quante bollicine ci saranno adesso che l'olio è più caldo. Non ti aprire, malefico. Arrivo subito. Tu stai lì nell'olio, non nell'olio, vicino. Grazie Maria. Maria 50 stelle, grazie per il supporto. Se volete, se vi piace. Ora, se avete questo tipo di strumento, fate così. Attenzione a non scottarvi, per favore. E il cannolo, così lo potete cuocere anche dall'interno. Se riuscite a procurarvi questi cannelli di legno, sono veramente una meraviglia. Sono spettacolari. Vedete? Questo è stato Monello, perché però io non mi arrendo, devo vincere io su questa lotta, però adesso scotta, ne faccio un altro. Nel frattempo che questi cuociono, vi faccio vedere come farlo. Attack! Allora. È sempre c'è via alle stelle, c'è una funzione. Aspetta. Si prende un foglio di carta stagnola e si piega a metà. Poi, fase numero 2.
Prendete il foglio di carta stagnola e arrotolatelo così. Fase numero 2, non fase 2. Fase numero 2. Arrotolatelo così. Certo che vengono bollosi. Certo, ne? Guarda. Ne? Questi sono quelli che ho cotto prima perché dovevano essere freddi per mettere la ricotta, vedete? Grazie Serena. Allora, e tu te ne sei andato mentre io facevo questo? Vabbè, ho arrotolato tutto lo strumento. Dicevano che venivano bollosi, ho ripreso. Sì, ma tu non stare a sentire quello che dicono. Ok, allora comunque io l'ho arrotolato. Sì. Io l'ho arrotolato. Così. Prendo la carta forno e la metto tutta intorno. Così, e vediamo se questa volta vinco io o vince lui. Così, e riproviamo. Grazie Graziana, 50 stelle. Sempre con l'acqua, perché devo vincere sempre io. E andiamo a sigillare bene. Aspettiamo un po'. Nel frattempo io vedo questi qua. Allora, vedete come sono belli? Quando sono cotti, quando cambiano di colore. Questo, vabbè, faremo il cannolo scomposto alla Crafco e alla Graziella. Quell'altro. La Graziella. E questo è il cannolo pronto. Visto? Sì, tranquillo. Si vede? Sì. Voi non sapete che profumo c'è di cacao. Buonissimo. Ora vediamo chi vince fra me e il cannello di stagnola. Chi vincerà questa battaglia? Chi la vincerà? La vincerò io o la vincerà lui? Uno, due. Ancora Serena, grazie. Vieni qui. Grazie Serena. Serena Zigrini, no. Serena? Zigrino? Zigrino. Grazie Serena. Vedete, vedete, vedete? Forse vinco io. Ecco, avete visto come la temperatura dell'olio alta fa venire più bolle? Dovete stare attenti a questi piccoli particolari per avere le bolle. Ma ne metto anche questo. Certo che si possono fare. Che cosa? Con quelli in acciaio. Sì, sì, sì. Aspettate, aspetta, alto là. Io sto facendo questi perché non ho quelli di acciaio. Allora, ho questi di legno, di bambù che mi ha dato mia cognata e sto usando questi. E poi sto facendo vedere come fare senza né quelli di acciaio e questi di bambù. Quindi con la stagnola. Ma se voi avete quelli di acciaio, mettete la carta forno come ho fatto con questi di stagnola e andate tranquilli che potete farli tranquillamente. L'unica Quindi non direttamente, bisogna mettere la carta forno. No, bisogna mettere la carta forno. L'unica accortezza è non toccate il cannello di acciaio appena uscito dall'olio perché è bollente. Fusionate. No? Va bene, invece questo di legno non è tanto bollente. Sì. Non fate questo che sto facendo io voi. Voi non lo fate. Io sono abituata alle alte temperature e non sento tantissimo il calore, ma voi non lo fate. Ma come fai? Non scottate. Non lo fate? Non lo fate? Io lo sto facendo per far vedere a voi. Adesso proviamo anche a staccare questo. Vede il mestiere, non lo fa. Voi non lo fate. Vedete che nemmeno io ci riesco più. Comunque, penso che si vedano bene che le bolle sono croccantissimi, sono leggerissimi soprattutto, veramente leggerissimi. E soprattutto guardate anche da dentro, anche dalla parte interiore, come sono belli. Ottimi. Aspettate, facciamo così così. Non tocca cattivo esempio. La ricetta la trovate nel link. E nel post, basta cliccare sopra. Proviamo? Guardate, si vede? Magia, ecco. Non è una magia. Con l'artefatto casalingo. Va bene? Quindi, per tutti quelli che non hanno, li devo togliere perché si stanno già cominciando a bruciare questi. Per dirle chiacchiere,
Adesso facciamo i danni. Comunque, quando iniziano a cuocere troppo, si sente il profumo del cacao cotto. Poi il video lo trovate su YouTube. Sì, 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 sì. Oggi non l'avevo ancora detto, sì, 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 sì. Va bene? Sul canale Cucina come Graziella. Allora, se qualcuno è arrivato adesso, vi faccio vedere un altro che ce l'ho già. Pronto? Ci sei? Vieni qua con me. Allora, ve ne faccio vedere uno, così ci siamo. Va bene? Regista, ci sei? Per chi è arrivato adesso, un attimo. Facciamo così. Spennelliamo. E chiudiamo. Pigiamo un po' per far aderire il disco, un lembo con l'altro, e andiamo alla frittura. Seguimi, seguimi, seguimi. Vieni, vieni. E lo friggiamo. Contanati. Non è niente, era l'acqua che stava nel posto nell'acqua. Va bene? Ora prendiamo quelli più freddi e vi faccio vedere la farcitura, che è di ricotta, zucchero, comunque le dosi della farcitura le trovate sempre nel link. Non è finita ancora, aspettate. Aspettate, dove dovete andare? Adesso viene la più bella, devo prendere quelli più freddi, questo scotto. Questo. Quindi per il cannello in acciaio tu consigli di mettere la carta forno? Sì, sì, sì. C'è qualcuno che non ha capito? Sì, allora ripeto. Allora, per il cannello in acciaio fate esattamente quello. La carta forno serve per non farle aderire. Aspetta, non lo dico. Per il cannello in acciaio fate esattamente quello che io ho fatto con questa stagnola. Perché altrimenti, soprattutto se voi spennellerete con l'uovo o con l'acqua, quello farà da collante e il nostro disco di pasta si attaccherà al cannello di acciaio e non si stacca più. Neanche quando sono freddi potrete fare le magie e non si staccherà. Va bene? Aspetta un attimo che devo togliere l'olio, che la piastra rimane calda. Provvedete voi alla signoreria. Stai buono, per favore. Zitto. Allora, ora questi sono i cannoli freddi. Noi abbiamo qui la farcitura di ricotta. Le dosi della ricotta le troverete sempre nel link. Io l'ho messa nel sac à poche, però poi voi potete anche usare, regista, potete anche usare un cucchiaino per farcire. Io userò il sac à poche. Andiamo qui e facciamo questo. Vieni. Allora siamo a bassa. Tu non mi stavi seguendo, ma io l'ho detto. Stiamo per farcire i cannoli con la ricotta. Le dosi della ricotta sono nel link, va bene? Allora, io ho messo qui la ricotta. Io non ho messo gocce di cioccolato, niente, perché a noi non piacciono. E facciamo questo. Ed ecco il cannolo pronto. Ah, questa è la farcitura dei cannoli con ricotta. Con ricotta, sì. La ricotta... ricotta di mucca, potete utilizzare la ricotta che voi più preferite, zucchero e buccia di limone. All'interno potete mettere buccia di limone, cannella, gocce di cioccolato, canditi, pezzi di cioccolato, quello che voi preferite. Io sto facendo a gusto mio e sto mettendo solamente ricotta, scorza di limone e zucchero. E basta, però ho detto potete aggiungere gocce di cioccolato, pezzi di cioccolato, canditi, cannella, potete decorare questa parte qui con la granella di pistacchio o granella di mandorle o granella di nocciole. Ok, quindi sì. Adesso prenderò la granella di mandorle e vi faccio vedere. Sì, lo facciamo completo. Sì. Allora, io... Quindi ricetta del... dei cannoli, dei cannoli e della farcitura la trovate nel link. Ora, il siccome video, il video su YouTube, siccome io ho anche la crema pasticcera, vi faccio tre anche la crema pasticcera. Quindi vedete, la ricetta della crema pasticcera la trovate sempre sul mio sito e questi sono con la crema pasticcera. Quindi facciamo tre con la crema pasticcera.
e 3 con la ricotta. Ora, una cosa importantissima vi devo dire. I cannoli li dovete farcire un secondo prima del servizio. Quindi, i cannoli li potete anche preparare il giorno prima perché si mantengono friabili e buonissimi fino a una settimana. Io ho provato, fino a una settimana sono buonissimi. Naturalmente tenuti ben chiusi, non aperti all'aria aperta, si mantengono. Però il servizio deve essere fatto al momento, cioè prima di servire i cannoli, voi andate e li farcite, che sia di ricotta che sia di crema pasticcera, perché già dopo un'ora, che succede? Già dopo un'ora diventano morbidi, quindi fatelo al momento. Dimmi. La farcitura. Sì, la farcitura. Quindi i I cannoli cannoli li vuoti potete potete fare prima fare perché servono prima freddi, però la per farcitura, conservarli. Come si possono l'ho conservare? appena detto, che si possono conservare in un contenitore chiuso, in una bustina di carta, in Temperatura un ambiente, il contenitore. frigo. No, 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 in frigo, temperatura ambiente, in un contenitore, nella dispensa, Rimangono semplicemente. Si integri, rimangono friabili. perfetti, perfetti. Io lo so perché ce ne avevo una decina conservati, me li ero dimenticati, li ho ritrovati dopo una settimana e erano perfetti. Va bene? Quindi questa è la cosa più importante, farcire i cannoli prima del servizio. Ora io vado a prendere un attimo la granella di mandorle così li facciamo completi. Va bene? Sì. Questi sono i cannoli fritti, vuoti. Questi sono i cannoli ripieni, tre con ricotta, gli altri tre con crema pasticcera. Questi sono i cannelli di bambù. Allora, vieni qui che facciamo vedere la parte finale. Questa è la granella, io ho la granella di mandorle e utilizzerò questa. Prendiamo il cannone e facciamo così. E così. E quindi potete farlo anche con la granella di pistacchi o quella di nocciole. Questi con la crema non lo faccio. Così. E così. Ora, facciamo belli così. Prendiamo lo zucchero a velo. Ora vi dico un'altra cosa. Facciamo questo, così. C'è un trucchetto per evitare che si ammorbidiscano anche se li farcite un po' prima. Ecco qua. I cannoli sono pronti. Che cosa si fa per evitare che si ammorbidiscano? Magari voi dovete andare a un pranzo e non li potete farcire al momento. Che cosa si fa? È una cosa un pochettino tecnica, complicata, però si può fare. Allora, si spennella la parte interna con del cioccolato fondente infuso. Quindi voi fondete il cioccolato a bagnomaria con un pennellino, spennellate tutta la parte interna con il cioccolato fondente e lo lasciate asciugare naturalmente. Il cioccolato fondente, asciugandosi, diventerà solido e questo non permetterà alla ricotta, alla crema, di andare a inumidire Il cannone. il cannolo. Se voi avete la necessità di farcire i cannoli in precedenza, altrimenti li farcite al momento. Però questa è una cosa più tecnica, un poco più da Cambia pasticceria. anche il gusto col E cambia cioccolato. anche il gusto perché naturalmente troverete il croccante dell'impasto, il croccante del cioccolato e la ricotta. È buonissimo, però È una c'è un cosa poco più di lavoro. Tutto qui. migliore. Ok, va bene? Allora, penso che ho spiegato abbastanza bene. Questi sono i nostri cannoli realizzati in diretta. In diretta. Sa, Sì. sa. Sì. Ok? E quindi ora ci vediamo. Allora, ripetiamo un'altra volta questa cosa qui, che il video lo troverete appena finita la diretta su YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi se non siete già iscritti e Vedete di guardate là. i video, guardateli da YouTube.
Noi abbiamo realizzato i cannoli, oggi ci vediamo martedì con una ricetta salata. Non so esattamente cosa fare, veramente molti di voi mi hanno chiesto di fare i sofficini in diretta. Forse facciamo i sofficini in diretta perché ho avuto 6-7 richieste. Quindi i cannoli sono fatti, si trovano qui, io vi saluto e vi auguro un buon fine settimana. Domani è venerdì. Domani è venerdì, quindi mi raccomando. Quindi. Ci vediamo martedì prossimo. Come ciao saluti. A tutti, ciao e grazie di avermi seguita, ciao, ciao, ciao Mattias, alla ciao. Prossima, ciao.